Salve a tutti. Tra le criticità collegate all'emergenza Covid-19, che già sono tante di loro, più che sufficienti, se ne va aggiungendo un'altra che, stando alle informazioni e alle comunicazioni che a noi pervengono attraverso i canali ufficiali, appunto, di interrelazione tra noi e voi, mi pare essere particolarmente rilevante, mi pare essere particolarmente avvertita. Sto riferendomi alle cosiddette, chiamiamole così tra virgolette, alle cosiddette inadempienze alimentari. Mi riferisco al mangiare inteso come nutrirsi, come alimentarsi, come pratica che probabilmente in questo periodo, già particolarmente denso, sta diventando una sorta di piccola grande criticità all'interno della complessità di un momento che certamente non è facile. Ora, questa situazione, può essere legata a mille faccende, può essere legata a problematiche, connesse al momento particolare, di particolare labilità emotiva, voglio dire, quindi una sorta di camera di compensazione, può essere legata a problematiche di tipo integrativo, di tipo aggiuntivo, di tipo anche affettivo, se vogliamo, visto che in un momento in cui, come dire, questa sorta di quarantena ci confina all'interno della nostra abitazione, il ritrovarsi tutta la famiglia intorno alla tavola imbandita può costituire elemento di non facile controllo di ciò che invece in altri momenti avremmo più adeguatamente controllato. Bene. Tutto questo, che può essere sotto certi aspetti comprensibile, ovviamente io non so entrare in queste dinamiche che probabilmente appartengono più all'ambito psicologico che non a quello clinico, ma tuttavia dovendo tener conto appunto di queste situazioni, non possiamo non registrare come questa condizione non sia la più salutare, possibile da immaginare. Prescindo anche dall'incremento di peso, che certamente è una condizione che può in qualche modo coinvolgerci, può in qualche modo interessarci, o per una maggiore attitudine al piluccamento, chiamiamolo così, o anche, soprattutto, magari per una mancanza o una notevole, una netta riduzione dell'attività fisica. Di fatto, anche l'incremento di peso può di suo rappresentare un fatto del quale cominciare a preoccuparsi. In vista di un possibile recupero che non sappiamo da quando potrà eventualmente ricominciare a tutti gli effetti con il rientro di tutte le attività che in qualche modo potevano aiutarci in questo senso. Quindi, prescindendo da questo, vado su quello che più mi importa, che più mi interessa sul versante clinico, e cioè mi riferisco a quei soggetti che, ribadisco, prescindendo dal peso, possono avere delle patologie più strettamente correlate all'alimentazione. Parlo di allergie alimentari, parlo di problematiche metaboliche che possono fare riferimento all'ambito glicemico o all'ambito glicemico-insulinemico. Posso fare riferimento a quelle che più genericamente, anche se impropriamente, vengono definite intolleranze alimentari, ovvero malattie sostenute da alimenti capaci di generare uno stato infiammatorio. E quante ne conosciamo? Quante ne conosciamo di queste? Bene, in questi casi probabilmente di questo dovremmo ricordarci. Dovremmo ricordarci che il coronavirus è sicuramente un momento che passerà perché passerà, ma non dobbiamo, come dire, all'interno di questo momento che sembra occultare ogni nostra attenzione, diventare elemento prioritario di ogni incubo, dimenticarci del fatto che abbiamo altro tipo di priorità da rispettare. E se un momento di compensazione deve diventare l'assunzione impropria di cioccolata, per esempio, non oso immaginare quello che possa accadere in soggetti che possano avere un'allergia al nickel con questo tipo di abuso, piuttosto che un abuso di carboidrati, sempre compensatorio per carità, ma di carboidrati, soprattutto di carboidrati che facciano riferimento a cereali contenenti glutine nei soggetti affetti da gluten sensitivity. Allora è assolutamente indispensabile tener conto di questi parametri particolari. Lo dico non per aumentare la già sufficientemente alta soglia di timore o di paura rispetto a quello che sta accadendo, ma vorrei ricordare che
che il coronavirus si attacca ad alcuni recettori, specifici chiamati ACE2, che sono presenti oltre che sulla superficie, sulla mucosa dell'albero respiratorio, anche sulla mucosa del tratto gastrointestinale. E a volte, diciamo, il sintomo d'esordio della Covid-19 possono essere sintomi intestinali, un discomfort addominale tipo coliche, per esempio, o diarrea, oppure nausea, oppure vomito, che sono sintomi che in qualche modo possiamo ritrovare in soggetti con problematiche connesse agli alimenti. Allora, non amplifichiamo la paura, restiamo nei nostri limiti, perché non vorrei mai che la riaccensione di alcuni sintomi connessi ad inadempienze alimentari possa poi essere correlata ad eventuali altro tipo di situazioni che sono invece totalmente riconducibili al fatto che, per varie ragioni non so quanto comprensibili, noi si stia disattendendo a determinate regole che invece vanno rispettate. Allora l'invito ufficiale definito, molto molto chiaro ed esplicito, soprattutto in un momento in cui i controlli clinici risultano essere un po' più difficili da realizzare: atteniamoci alle norme, ricordiamoci che possiamo avere delle patologie di fondo che non vanno in secondordine rispetto ad una priorità, ahimè, acquisita in questo maledetto mese di marzo, sperando che aprile possa finalmente dare una fine definita a questo tipo di percorso. Ecco, ricordiamoci delle nostre patologie, ricordiamoci dei nostri limiti, ricordiamoci di personalizzare i nostri percorsi sulle basi di acquisizioni che abbiamo già in qualche modo, che sono già a noi note, che abbiamo già acquisito e dalle quali non dobbiamo staccarci, in questo momento soprattutto e comunque mai.